Reggio Emilia ha una, come dire, una caratteristica molto positiva, ma io non penso che un reggiano in sé sia meglio di uno di Hong Kong o meglio di uno di Malta. Cioè, l'individuo è l'individuo, capita come capita, però come struttura sociale c'ha una tradizione di forte partecipazione. E cioè l'impressione che io qui a Milano non ci sono grandi differenze, forse un po' così, insomma, superficiali, insomma, ma più o meno le mie romagne queste. Cioè, io penso che queste siano società aperte, molto aperte. E questa secondo me è una forza, perché è vero che una società aperta è anche più accogliente. È paradossalmente più permeabile. Però, se voi vedete, le società dove allinea e prospera la criminalità organizzata sono in sé, dal punto di vista culturale e sociale, sono società giuste. E il successo dell'insediamento è stato molto favorito dal fatto che erano società giuste dal punto di vista civile, dal punto di vista economico, eccetera. Quindi questa è una realtà aperta, questa è la forza. Perché poi, che sia permeabile, è vero, ma nel momento in cui si entra, ma poi non si viene accolti, si viene allontanati, non si viene ospitati, l'entrare in sé poi alla fine non produce grandi danni e non produce un insediamento. E quindi io dico, se questa è la vostra, per esempio, le cooperative, cioè, qua ci sono le cooperative, il più alto numero di cooperative d'Europa e forse del mondo, e questo perché? Perché c'era un'attitudine del singolo ad associarsi, a condividere, a scambiarsi solidarietà. Bene. E quindi io penso che questa è la grande forza, il fatto che ci sia un circuito anche di grande fiducia fra tutti i cittadini di Reggio e che ci sia un grande controllo sociale. In questo paese si è perso il controllo sociale, perché una volta un ladro, no? Cioè uno che aveva debiti, in genere si sparava, in genere, beh, una volta, beh, e non era bene, perché la società si sparava, c'era un ladro, veniva allontanato, veniva isolato, incorrotto, veniva guardato con molto sospetto. Beh, adesso invece il controllo sociale non esiste più, o comunque si è fortemente ridotto. E allora io penso che, perché poi alla fine che cosa ci chiediamo qui? Non che cosa può fare i carabinieri, la polizia, che cosa può fare la gente, che possono fare i cittadini, che possono fare le varie organizzazioni tra i cittadini. Secondo me questo può fare, ognuno dovrebbe cercare di praticare la legalità, di dichiarare senza nessuna riserva, di abbracciare la legalità, di condannare, di censurare tutto ciò che è deviato. Io penso questo, lo penso sinceramente. E forse, diciamo, vi aspettavate un intervento più tecnico, ma penso che gli interventi tecnici servono veramente poco, perché poi in fondo la criminalità organizzata non è solo un problema di depressione. Perché se la criminalità organizzata diventa pervasiva, non c'è persona che te non è che se i mafiosi saranno 2,5 milioni, che cosa possiamo fare noi per fermare 2,5 milioni di mafiosi o comunque di collaterali, di infiltrati? Io penso questo, ne sono convintissimo.